Giovanni detto il Battista, in greco prodromos, il precursore, è stato un asceta proveniente da una povera famiglia sacerdotale ebraica, originaria della Giudea, e fondatore di una comunità battista che fu all'origine di alcuni movimenti religiosi del primo secolo, come la comunità cristiana fondata da Gesù di Nazareth e le comunità gnostiche samaritane fondate da Dositeo, Simone Mago e Meneandro. Giovanni Battista, venerato da tutte le chiese cristiane, è considerato santo da tutte quelle che ammettono il culto dei santi, è una delle personalità più importanti dei Vangeli. Giovanni, Giovanni che ha perso la testa, sono 2000 anni su un capo d'argento con un limone in bocca. Il culto di San Giovanni Battista si diffuse prestissimo in tutta la cristianità, molte città ne presero il nome e numerose chiese sono state intitolate al santo. In suo onore ut quant lax diede spunto a Guido d'Arezzo per i nomi delle note musicali. Ut quant lax resonare fibris mira gestorum famum tuorum solve voluti labire. Secondo la tradizione della Chiesa Cattolica, il capo del santo era conservato nella chiesa di San Silvestro in Capite a Roma. La reliquia pervenuta a Roma durante il pontificato di Innocenzo II, 1130-1143, fino al 1411, veniva portata ogni anno in processione. Cranio custodito a Roma e senza la mandibola, conservata nella cattedrale di San Lorenzo a Viterbo. Un'altra tradizione invece afferma che la testa sia custodita nel palazzo Topkapi di Istanbul. Giovanni, Giovanni, cosa vuoi per regalo? Una testa vorrò sopra un piatto d'argento, la testa di Giovanni il Battista. E una donna danzò e un uomo si innamorò e le chiese cosa vuoi per regalo? Una testa vorrò sopra un piatto d'argento, la testa di Giovanni il Battista. E una donna danzò e un uomo si innamorò e le chiese cosa vuoi per regalo? Una testa vorrò, sopra un piatto vorrò, e magari dopo te la do. Iniziazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.